Cari amici, bentrovati con Sapori in Piazza. Oggi dove vi portiamo? Oggi vi portiamo ad Abano. Siamo in provincia di Padova, siamo in una delle città termali più famose d'Europa. Oggi siamo qui però per fare la spesa e per cucinare. Siamo in Piazza Mercato, davvero un mercato storico di questa città, un mercato più che centenario, pensate. Ho un appuntamento con Fabio che mi sta aspettando appunto per fare la spesa, quindi linea subito alla sigla e poi rientriamo per Sapori in Piazza qui da Abano. Eccoci rientrati qui a Sapori in Piazza, mamma mia che meraviglia questo pesce. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Lei signor, posso chiederle il suo nome? Adolfo. Adolfo, sembrano freschissimi questi sgombri, da dove arrivano? Pesce azzurro dell'Adriatico questo, scappa largo di Chioggia. Meraviglia. Quanto pesce, però non so se oggi in realtà noi cucineremo pesce, per scoprirlo dobbiamo incontrare Fabio Legnaro, con cui ho un appuntamento, spero di non essere arrivata in ritardo. Mamma mia, guarda che meraviglia questo pesce. Fabio, eccolo qui! Fabio, carissimo, ciao. Guardavo un po' perché sai, noi stiamo chiacchierando, ma dobbiamo fare anche il brodo. Il brodo non ci vuole 2 minuti, ci vogliono minimo un'oretta, e quindi guardavo le verdure migliori, ma penso andremo sul classico, quindi la cipolla, il sedano e la carota. Cipolla, così. Sedano e carota, guarda che meraviglia questo. Abbiamo banco un po' di frutta, visto? E verdura. Buongiorno, buongiorno, benvenuto a anche tutti. A questi signori, buongiorno. Allora, ma intanto partiamo dalla ricetta, cosa che facciamo oggi Fabio? Guarda, io vedo qui uno stupendo radicchio. Io quasi quasi, anche per la temperatura, per scaldarci le orecchie, un risottino, mettiamo un po' di radicchio, lo mantecchiamo. Un risottino con un po' di radicchio, va bene, vedo tardivo qui, allora aspettiamo molto il nostro bello turno. Buongiorno, buongiorno, possiamo disturbarvi, vorremmo un po' di radicchio, quanto Fabio? Ma noi facciamo un 3-4 porzioni, ci basterebbe anche uno, ma ne prendiamo un altro per fare poi una allegoria nel piatto. Quindi un'allegoria, prendiamo... mi piace allegoria nel piatto. Prendiamo due. Vediamo se c'è qualcuno di libero. Scusate, c'è qualcuno? Ecco qua, abbiamo una signora, buongiorno. Molto bella, fra l'altro. Molto bella, infatti, buongiorno. Possiamo chiederle anche come si chiama, signora? Debora. Allora, quanto radicchio vogliamo? Allora, se è uno di quelli grossi ci basta anche per la ricetta, dobbiamo far noi. Okay. Benissimo. Quindi radicchio, vediamo da dove arriva questo radicchio? Da Treviso, quindi il classico radicchio trevigiano. Certo, certo, certo. Benissimo, okay. Vuoi che prendiamo anche qualcosa per il brodo allora? Ma io sono attratta da quelle mele. Ecco, e allora possiamo, già che prendiamo questo radicchio, sì, poi fare un'insalatina leggera e aggiungiamo 2 mele a spicchietti, quindi anche una bella mela, prendi una bella mela, scegliela tu. Oh, vediamo, mi piacciono le golden. Le golden, bravissime, sono le più saporite. Per esempio queste golden, ecco, vengono dal Veneto, Deborah. Esatto, queste sono venete, proprio nostre originali. Io sono curiosa, ma posso sapere da quanto tempo venite in questo mercato? 30 anni. 30 anni, quindi tantissimo. Di dove siete? Io meno, però di Solesino. No, da piccola Solesino. Seguiva il papà, la vedevo sì, io, da piccolina sì? Dietro beh, al banco. Sì, sì, sono sì. Papà era fruttivendolo, sì. Oh, dai. Ma venite qui anche con la pioggia? Certo, con la neve, con la pioggia. Chi più ne ha più ne metta. Calzini grossi, scarpe grosse, esatto, e avanti. Sciarpa, guanti. Quante me ne vogliamo, Fabio? Ma noi per le porzioni nostre basta una. Ne basta? Okay. Allora, una bella mela. Matura. Sì, una bella matura. Oh, benissimo, Debora, ok. Allora io direi, Fabio, che ma qui abbiamo terminato la nostra spesa. Ok. Ma in quanti siete qui? In quattro. Siete qui tutte le settimane? Tutte le settimane, sì. Come mai venite in questo mercato? Siete affezionati? Vi trovate bene? Beh, è sempre stato bella gente, cordiali, sta bene. Sta bene. Ok, allora prendiamo la nostra spesa, Fabio, e proseguiamo.
Che meraviglia questo mercato. Sì, è proprio vero? Bello. Questo proprio di Abano bello. Che è vecchissimo, sai. Sì. È vecchissimo perché magari poi ci facevano raccontare da Enzo Twist la storia. Avrà 100 anni, ma una volta si mettevano nel centro vicino alla chiesa con i carri, io ho qualche foto in archivio. Molto bella, molto e bella. E poi sì, è stata creata questa piazza proprio per ospitare apposita. Il mercato. Apposita. È una delle più belle, dicono. Perfetto. 2,24 €. Grazie. Bene, proseguiamo la nostra spesa, Fabio. Benissimo. Allora, quindi abbiamo le mele, abbiamo il radicchio e qui da questo bel banco possiamo acquistare la cosa per fare il lo brodo, facciamo per esempio. Brodo, Lo facciamo questo brodo. Dai che allora riusciamo anche a accontentare gli amici vegetariani. Oggi facciamo due ricette vegetariano, molto piace. Vegetariano, benissimo. Piatto leggero, quindi. Certo, leggero, che soddisfa il palato, ma che non appesantisce troppo e quindi accontentiamo anche loro. Ti piace venire a fare la spesa, sì, Fabio? Sì, è bellissimo. Vero. Guarda, è il momento più bello. Far la spesa e spaccare la legna per il caminetto. Ah sì, sono le cose due più belle che ti lasciano un gusto in bocca. Allora, mi pare che il signore si sia liberato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto lei è il signor... Sono Sir Dimitri. Allora, signor Dimitri, allora abbiamo bisogno della verdura per fare il brodo. Un buon brodo, quindi non abbiamo tanto da fare perché siamo con 4 porzioni, però un po' di sedano, una cipolla buona di Chioggia, veda lei quale, e una carota ci basta per fare un po' di brodo. Quindi... Posso seguirla? Sì. Seguiamo Dimitri dietro le quinte. Siamo molto curiosi noi, Dimitri. Allora, queste sono le carote. Guarda che belle queste carote. Dimitri, tu da quant'è che vieni? Posso darti del tu, sei talmente giovane. Da quanto tempo vieni a questo mercato? Da 2004. 2004, quindi insomma sono 10 anni. Sì, sì, sono 10 anni. Anche tu con qualsiasi mete, tempo atmosferico, pioggia, neve? Neve soprattutto. Ma questa mattina da che ora siete qui? Da questa mattina dalle 6:15. 6:15? Loro fanno orari. E fino a che ora? Fino alle 2. Ora fino alle 2. Sono le 2 ora che sbanchiamo tutto, anche perché dobbiamo lasciare lo spazio ai pulitori delle piazze e tutto quanto. Allora, sedano, carote, mancano le cipolle. Una cipolla. Bianca, una cipolla. Benissimo, molto bene. Benissimo, perfetto. Da dove vengono queste cipolle? È tutta roba nostrana, da Lusia. Vedi, tutta roba veneta, chilometro ma insomma, zero. Chilometro zero in pieno. Devo dire che anch'io non vado molto spesso a fare la spesa, però quando vado cerco di preferire le i prodotti nostre. Ecco, le cose nostre. Allora abbiamo preso tutto, cipolla, sedano e le carote. Le carote abbiamo preso tutto. Viene un buon brodo a chilometro zero. Esatto, ci serve qualcos'altro qui? Direi di no per il momento. Di no. Ok, benissimo. Allora, grazie, se ci fa il conto paghiamo. Dimitri, oh, ci sono anche questi signori. Signori, voi avete già fatto la spesa? Avete già acquistato qualcosa? No, niente, state guardando. Sì. Perché loro sono turisti. Sì. Loro hanno già gli albergatori, i ristoratori che comprano per loro. Però, vedi, loro vengono a vedere le specialità nostre. Quindi, beh, insomma, però vogliamo sapere, da dove venite? Dall'accento. Alto Adige. Alto Adige, volevo dire io. Alto Adige. Benissimo. Siete da molto qui ad Abano? Un paio di giorni. Come mai venite ad Abano? È bellissimo qui. Per le terme? Vero? Le terme, quello. E il mangiare. Grazie. Eccolo qua. Grazie signori. Grazie signori. Buona giornata. Oh, grazie Dimitri. Allora, Fabio, abbiamo la pubblicità però che adesso incombe, quindi noi facciamo... Bene, noi facciamo i conti finché va la pubblicità. Esatto, noi facciamo i conti e torniamo subito dopo, sempre con Sapore in Piazza.